Cavallo non male. La partenza è buona, Idoldemar cerca di andare al comando su fiammetta di X all'esterno, Fabulosa con Idoldemar che va al comando, Fabulosa si getta di galoppo, fiammetta di X seconda, poi Ercolino di Falco, poi Caruso lo getta, Fromage Frais, poi Cellini Cla. È partito bene Frankie Gar che però è ancora indietro perché il gruppo si è sfilacciato, anche perché Idoldemar si allunga e fa andatura. Non fa rientrare nessuno Idoldemar. Paolo Valentini gira anche la frusta in avanti perché fa 34,4 per i primi 500. E adesso Idoldemar al comando, fiammetta che lo tallona, la tallona e poi si tiene discosto Ercolino di Falco davanti a Caruso lo jet, viene in avanti Frankie Gar, ma dietro l'aria che tira è dura perché davanti Idoldemar si scatena 15-1 anche per questo paletto. E là, si va con fiammetta che è lì a due lunghezze, un altro 14-8, 29-9 per il secondo quarto, si va da 1-11-4 al chilometro. Idoldemar vuole scappare fino alla fine, ma mancano ancora 650 metri. Idoldemar al comando, i 1100 passano in un tempo di 1:13:09 al chilometro. Idoldemar con l'aiuto dell'addirittura continua ad allungare. Idoldemar allunga ancora, fiammetta di X è la prima a crollare, si avvicina Ercolino. Adesso Frankie Gar fa fatica perché Idoldemar li sta davvero sgranando tutti. Dalle retrovie il più vivace è Gabber Damont, i cavalli che sono a metà l'ultima curva, cioè Idoldemar, gli altri un po' più indietro perché Idoldemar ha un altro 29,9 sulla retta opposta. Idoldemar se ne va per proprio conto, una passerella per Idoldemar. Paolo Valentini li sa sfruttare i nastri. Idoldemar ha la qualità per farlo e Idoldemar che va a vincere per dispersione, per il secondo posto, tutti stanchi. Forse è ancora il numero 9 fiammetta di X, forse su Ercolino di Falco. 1:13:7. 31-1 e chiudere, guardate Idoldemar, il doppio di Paolo Valentini che davvero ha interpretato al meglio questa cavalla. Ah, scusate, per il secondo posto probabilmente se si possono